di Lorena Lause, la signora Silvana Mandelli, in rappresentanza del direttivo dell'associazione, e la signora Antonella Manfrin, responsabile dello sportello di Legnano, del centro antiviolenza di Legnano, dello sportello di Scassano Primo. Ci presenteranno le attività del filo rosa. Noi ci occupiamo essenzialmente di violenza domestica. La parola domestica a volte sembra quasi sminuire il problema, no? Domestico è una cosa che riguarda la famiglia, la casa, l'intimità, sembra una cosa meno grave di dei fenomeni che tante volte di cui si sente parlare, per la ragazza che in giro per la strada viene aggredita, la ragazza, la donna, e quindi subisce violenza. La violenza domestica in realtà è quella che avviene tra persone che si conoscono, tra persone che si amano o si sono amate, quindi può essere il marito, il compagno, l'ex compagno, il fidanzato o l'ex fidanzato, oppure può essere anche all'interno di relazioni familiari, il padre, il fratello, anche un vicino di casa, cioè persone che in qualche modo hanno una costanza di relazione per cui la donna, per cui conosce della donna le abitudini, dove abita, il telefono, tutti ha modo di contattarla, di sapere i suoi orari, le sue abitudini, e questo ovviamente rende più difficile per una donna sfuggire a certi meccanismi. Noi siamo qui oggi, ma appunto è anche uno dei principali scopi associativi è quello della formazione e dell'informazione, perché è l'unico modo per prevenire questo fenomeno. Possiamo solo educare diversamente i nostri giovani, i nostri figli, allevandoli con un concetto diverso di uomo, donna, maschio o femmina. Tutti nasciamo con un'appartenenza biologica ad un determinato genere, ma si diventa uomini e donne sotto l'influsso della cultura. È solo agendo su questa cultura che noi possiamo in qualche modo contrastare e sradicare questo fenomeno.